Per Vincenzo Guerini sulla panchina del Siena. I toscani fermano la regina e soprattutto dimostrano di aver ritrovato come prima cosa il carattere, oggi utilissimo per rimontare due volte lo svantaggio. Dopo un tentativo su punizione di Sciaccaluga respinto a fatica da Belardi, il Siena va sotto di un gol. Savoldi al 20° lavora un bel pallone sulla sinistra, scavalca con il cross un incerto Gianello e Bogdani a porta vuota mette dentro di testa. Il vantaggio granata dura solo 4 minuti. Belardi si salva sulla rovesciata di Zampagna, ma non sulla botta di Maurizio Rossi, che riporta in parità le due squadre. La ripresa si apre però con la regina alla caccia del gol del 2-1, che arriva al 12°, quando il tiro cross di Savoldi, dopo la deviazione di Rautskin, diventa un pallonetto imprendibile per Gianello. Il pareggio del Siena è però quasi immediato, come nel primo tempo. È il 13° quando Zampagna, trattenuto in area da Zoppetti, induce Treossi a concedere il rigore. Lo stesso Zampagna firma il suo terzo gol in campionato e fissa il risultato sul 2.